In queste ore, in questi giorni, il Ministero dell'Istruzione ha divulgato i dati relativi agli alunni con disturbi specifici di apprendimento. E di questo parliamo con Raffaele Iosa. Lui è stato per molti anni, come sapete, dirigente tecnico, si è occupato molto di inclusione. E di tutto quello che è collegato al tema dell'inclusione. Lui è un pedagogista e quindi insomma, è persona assolutamente adatta per parlare di questo argomento. Eh, senti, Raffaele, intanto una prima battuta, ma insomma dai dati che eh, leggiamo in questo rapporto viene un po' da dire che siamo alle solite, cioè il numero di alunni con disturbi di apprendimento continua ad aumentare. Conferma una tendenza in atto da almeno 15 anni e per la verità non solo in Italia. Dati simili sono presenti anche in Francia o in Gran Bretagna, ad esempio, dove per la verità la lingua è un po' più complessa. La lingua italiana ha una maggiore facilità di lettura dell'inglese o del francese, no? per capirci. Certo. E fa parte di un processo che ha varie variabili dentro, tra cui anche... Quelle educative e culturali che ho sempre chiamato la grande malattia, detto in un modo più eh, elegante medicalizzazione. E questa tendenza sta determinando degli effetti intanto esplosivi. I ragazzini con disabilità ormai sono vicino ai 300.000 e invece i ragazzi con DSA hanno superato i 300.000 abbondantemente. Ed è probabile che queste tendenze continueranno nei prossimi anni. Senti Raffaele, però c'è un elemento importante di cui dobbiamo sempre tenere conto quando parliamo di eh, disturbi specifici di apprendimento, di dislessia e poi anche di disabilità. Stanno migliorando molto anche le tecniche diagnostiche. Credo che tu abbia sbagliato nel dire migliorato. È un problema scientifico di fondo. È molto complesso da spiegare, sicuramente il rischio di essere mal interpretati. Eh? L'approccio diagnostico di tutte le varie difficoltà della vita, oggi hanno un apparato scientifico molto legato ai sintomi, che è un pezzetto della persona, non l'intera persona. Ad esempio, per quanto riguarda i DSA, test di natura cognitiva o percettiva. Ma che non leggono nel complesso la persona. È un eh, approccio, appunto, di un certo tipo di scienza che determina un certo tipo di lettura degli umani. Il punto non è solo questo, è che l'aumento della tecnica diagnostica è strettamente legato anche a come è cambiata la cultura della perfezione, la chiamo così, negli esseri umani. Quella che una volta era un brufolo, oggi diventa un problema. Non sto dicendo che i ragazzini con DSA non ce ne siano che soffrono, eh? e non sto dicendo che i ragazzi con disabilità sono falsi disabili. Intendo l'idea di persona nel suo insieme, piuttosto che essere letta in una dimensione appunto olistica, viene letta per sintomi. È ad esempio del tutto diverso dall'approccio che aveva Vygotsky, che non a caso chiamava questo tipo di problemi difetti, non disturbi. Attenzione perché non è una differenza banalmente linguistica. Eh? Insomma, la certificazione diventa anche una scusante a due livelli. La prima molto pratica, meglio un po' malato che bocciato. La seconda, invece, di tipo più psicologico-familiare: allora non è colpa mia se il ragazzino ha qualche difetto, ma può dipendere da un cromosoma, può dipendere da. Da un gene, può dipendere da un pezzettino di cervello. Entriamo un po' di più nel merito. Prova a farci un esempio concreto di quello che hai appena detto. Allora, se uno legge seriamente i dati dei DSA, su questo sono più interessanti ancora della, della disabilità, il problema esplode alla fine della quinta elementare nella scuola media e diventa esplosivo ancora di più nella scuola superiore. La domanda che viene a una persona che un po' si occupa di queste cose da una vita è: è un problema biologico non scoperto prima? Risponderebbe alla tua tesi miglioramento della diagnostica? O invece un accanimento sulla persona che non tiene conto che forse il ragazzino legge male e scrive male, perché male gli è stata insegnata la lettura e la scrittura? Vedi, in tutte queste cose due persone sembrano, due soggetti sembrano innocenti. I genitori, sia dal punto di vista educativo, che biologico, che gli insegnanti. Perché si certifica il DSA durante le scuole medie? Arrivano quasi al 7%. Ti faccio un ulteriore esempio per capire: le scuole che hanno il più alto numero di ragazzi con DSA sono le scuole medie paritarie ah. e secondarie. A uno viene da dire, normalmente nelle scuole paritarie vanno le persone che hanno redditi o mediamente, no? Appunto, certo. dimostrerebbe che il tema non è tanto legato a, alla capacità diagnostica, ma a quale idea tu hai di tuo figlio e quale idea hanno gli insegnanti in rapporto all'idea di scuola e come insegnare. Ma un altro dato interessante, dalle tue parti nel nord-ovest. I ragazzi con DSA sono l'8%, in Calabria l'1,3%, in Sicilia il, il 2,4%. A uno avrebbe da dire, vuol dire che il sud stanno meglio, ma l'altra reazione che potremmo avere è no, è che manca una diagnostica da quelle parti. Tieni conto anche di un altro problema delicato. Il 95% di queste diagnosi vengono fatte da strutture private. Che vivono di questo, vivono anche dopo del fare proposte su quello che viene fuori dal punto di vista terapeutico. E la cosa cioè è che questa tendenza alla medicalizzazione abbassa l'idea della zona prossimale di sviluppo vigostiana. Certo. Cioè, cioè, quasi per una sorta di buonismo, quasi per una sorta anche di tenerezza, perché in effetti. Molti di questi ragazzi hanno le, delle difficoltà, piuttosto che cercare i loro talenti e le loro passioni, ti accanisci sul suo sintomo, abbassi le attese, vuol dire promuoverlo in un qualche modo, ma non è tanto la promozione formale, vuol dire accontentarsi. E questa è la cosa che a me addolora di più. Una cosa che a me sembra ormai diventata una moda che serve ai genitori a proteggere i figli o a difendere i figli perché hanno un certo mito di perfezione può correre il rischio che in realtà quello che tu tiri fuori da queste ragazze e sviluppi è meno di quanto invece nei potenziali potrebbero avere. D'altra parte, mentre sulla DSA esistono test precisi, noi non abbiamo indicazioni, non c'è ricerca, per esempio, su come le maestre oggi insegnano a leggere e scrivere. Non abbiamo ricerche su come i professori insegnano la matematica nella scuola media, per fare due esempi, no? E se non esistono su queste invece delle contraddizioni, senti Raffaele, tu parli del mito della perfezione, no? Eh, è vero, però c'è da tenere conto di un aspetto sociale, culturale, anche storico, se vuoi. Eh, in una società. Eh, agricola, contadina, l'imperfezione era accettata, anzi forse l'imperfezione era quasi la norma no? in una società meno evoluta rispetto alla nostra. È chiaro che in una società ad alto tasso tecnologico, ad alto tasso di sviluppo, l'imperfezione diventa un limite. Quindi forse c'è anche questo di cui dobbiamo, dobbiamo tenere conto, cioè abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di soggetti sempre più perfetti per poter competere a livello mondiale. C'è questo elemento secondo te o no? Ma secondo me la competizione c'era fino a un certo punto. C'entra di più un'altra cosa, l'idea che si è sviluppata nel secondo dopoguerra. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'idea di cosa sia la salute. La salute non è il non aver malattie, ma è lo star bene, il benessere. Certo. Lo dice da un punto di vista clinico e lo dice partendo dall'idea che la ricerca scientifica man mano avrebbe capito le ragioni degli intoppi e dei guai. Come vedi, per esempio sui DSA, la ricerca scientifica non ha alcuna verità e difatti è paradossale se tu leggi le informazioni degli studiosi di questo, ti dicono: Non si sa bene qual è la causa, ma è certamente neurobiologica. Puff, basta. <ride> è, la, è, la, è la scusa. Allora, io trovo che esiste un cambiamento radicale dell'idea di salute. Per cui, non è che nei tempi più antichi l'imperfezione fosse accettata, magari si andava da un mago oppure se andava in chiesa a pregare un santo. Secondo alcuni, io amo le tesi di Giovanni Orsina su questo, siamo nell'epoca del narcisismo. Non credo sia solo una questione economica, questo volevo dire, no? Ma è uno dei miti del benessere nato dopo la seconda guerra mondiale che ha creato tutta una serie di effetti culturali e sociali che incidono nei bambini. Ma nella stessa categoria metto anche la disabilità. Certo. gran parte dell'aumento della disabilità oggi è data dai bambini cosiddetti cattivi o positivi provocatori o certo. dai bambini con qualche ritardo mentale così viene chiamato i bambini stupidotti Reginaldo quando io e te eravamo giovani maestri sapevamo bene che una lampadina un giorno o l'altro si sarebbe accesa no? avevamo più pazienza aspettavamo che maturassi perché i bambini sono come le mele Qualcuno matura prima, qualcuno matura dopo. Oggi invece cosa c'è nei confronti dei bambini? Il precocismo. Ecco, eh, tutto quello che hai detto è assolutamente vero, è tutto molto interessante. Torniamo un attimo proprio dentro la questione degli alunni con disturbi specifici di eh, apprendimento. Eh, c'è una pratica, diciamo che... È un po entrata in uso negli ultimi anni peraltro anche espressamente prevista dalla legge 170 quindi non è che sia una invenzione di qualche insegnante eh, di qualche insegnante o di qua, o di qualche istituzione scolastica assolutamente è previsto proprio dalla dalla, dalla legge 170 eh, si parla di misure dispensative a tuo parere quanto possono essere davvero utili queste misure? Da quello che tu hai detto poc'anzi, e cioè quando tu hai fatto riferimento alla questione eh, vigozchiana, no? eh, forse non vanno così bene queste pratiche dispensative perché contribuiscono anche, anche loro a diminuire un po' le aspettative e le attese nei confronti di questi bambini, di questi soggetti. Capisco bene o no? Assolutamente sì. Eh, queste due parole, non una, non è solo dispensativo, è anche compensativo, sono entrate nel linguaggio da una legge. Hanno creato una sorta di neocontrattualismo per il quale ai ragazzini certificati da un medico come DSA la scuola deve fare un PDP e deve dare misure dispensative e compensative. Questo terreno è diventato un terreno fortissimamente conflittuale dentro le scuole. Fortissimamente. Piuttosto che mediare o trovare un punto di attenzione, ha creato l'effetto opposto. Naturalmente è evidente, ci sono insegnanti che non si rendono conto che il ragazzino ha problemi e se ce li ha crede che sia per vizi suoi o perché non ha voglia. Ci sono altri casi invece nei quali, visto che lo prevede la legge, ho paura che... Le famiglie mi fanno guerra, sono molte le cause, no? Su questo, certo. soprattutto sulle bocciature. Nasce quindi una pedagogia difensiva, esattamente la medesima che usano i medici: di scrivere molto carte e di fare che cosa? Perché vedi, rifletti un attimo: la parola dispensativo vuol dire non fare. Esatto. Avessimo usato la parola alternativo, sarebbe stata un'altra cosa. E la parola compensativo, se piuttosto che essere messa solo nelle forme in cui è avvenuta, tecniche particolari di, che so, l'uso della calcolatrice per i discalculici, fosse stata messa invece in rafforzativo, avremmo avuto un altro approccio. Ma siccome l'approccio di chi ha inventato il DSA è appunto di tipo clinico e lì si deve lavorare sui sintomi. Non sulla persona, quindi non sulle sue voglie, sui suoi talenti, automaticamente dispensativo e compensativo, cioè non fare o fare un pochetto diverso, ma che so, un'ora di più o altro. Senti, Raffaele, allora guarda, io ti faccio una domanda un po' inconsueta visto l'argomento di cui stiamo parlando. Allora, da quello che capisco, tu, come dire, punti il dito non soltanto nei confronti dei, dei comportamenti di chi fa le diagnosi, nei confronti dei genitori, in parte anche nei confronti degli insegnanti, ma punti il dito anche proprio nei confronti del, dell'apparato normativo, quindi della, della legge 170. Ho capito Assolutamente. bene? Assolutamente, ecco. io, io a quei tempi ero contrario, ma ti dirò di più: una decina d'anni prima, quando lavoravo al ministero. Avevo le associazioni di queste famiglie che venivano da me una volta alla settimana a chiedermi almeno una circolare e io dicevo di no. Dicevo che era meglio parlare in chiave pedagogica, formare gli insegnanti che creare un apparato. Questo fa parte però dei sistemi attuali della società. Mi difendo come posso senza capire le conseguenze. Ecco, allora concludo la domanda a questo punto. Siamo in una fase di toto ministri. Se tu dovessi diventare ministro, cosa peraltro credo molto, molto improbabile perché il tuo orientamento culturale non è allineato con il, con quello del nuovo governo, ma se tu per ipotesi dovessi diventare ministro oggi, che cosa faresti su questa materia? cioè quale cosa si potrebbe cambiare anche dal punto di vista normativo per, eh, non dico risolvere, ma affrontare in maniera più pedagogica, in maniera diversa, il tema dei, dei disturbi specifici di apprendimento, della dislessia e quant'altro. No, mi fai una domanda troppo provocatoria e mi spiego, ho 70 anni e non ho nessuna voglia di fare ministro. No, certo. Soprattutto purtroppo credo... Che sia sulla disabilità che sulla IDSA la battaglia in questo momento è persa. È così potente e forte da destra, da sinistra, da centro. Eh, ti ricordo che la legge 170 è stata approvata all'unanimità certo. durante il governo Berlusconi, e le associazioni sono molto potenti nel chiedere lo scambio. Questo ca capita anche nel mondo della disabilità. Per cui dei luoghi di lucidità, di riflessione seria sui rischi che corriamo nei confronti dei ragazzini oggi non ce n'è. L'unica cosa che io posso fare, come faccio sempre, è almeno essere Vox Clamans in deserto. Non posso tacere. Pensare però che in questo momento ci siano luoghi nei quali la riflessione possa almeno creare un po' di dialettica è troppo poco. Non lo è il mondo accademico. Non lo è il mondo clinico. Scusami Raffaele, ma cosa dobbiamo dedurre da quel, dalle ultime battute che tu hai fatto? Che la pedagogia ha perso? La pedagogia speciale sicuramente sì, non ho dubbio. Chi pensava, cioè, penso ad Andrea Calevaro, che certo. l'inclusione si fonda sul lavoro, sui potenziali e non sui deficit, oggi non va più di moda. Oggi l'accanimento è sui deficit. Terapie, terapie, tecniche, tecniche, e la persona viene vista per il suo sintomo, non per il suo insieme. È quindi una battaglia culturale molto complessa da aprire. Bene, mi pare che abbiamo fatto una, un bel esame di questo problema, eh, quindi diciamo che la pedagogia non è ancora del tutto morta, però sta eh, come dire, scivolando su una china un po' rischiosa, un po' pericolosa e. Tutti noi che siamo uomini di scuola, donne di scuola, ci auguriamo che la pedagogia resti un po' il perno della formazione degli insegnanti. Questa è un po' il, la conclusione che forse possiamo trarre anche Mado, da questa posso, sera. Posso farti un esempio giocoso di certo. eh, un slogan? Cari insegnanti, tenete il grembiule, non mettetevi il camice. È una metafora, eh, perché il grembiule certo. si può anche fare a meno di averla. Questo però sta accadendo. Si cavano i grembiuli e si mettono i camici. Non salviamo nessuno così. Abagliamo tutti di più invece. Grazie a Raffaele Iosa per questa bella, simpatica e anche sotto certi aspetti divertente chiacchierata. Grazie ancora.